Si chiama Richard Wynn e andrà a scontare ben 3 anni e 10 mesi di reclusione. L'uomo in questione, di 48 anni di età, avrebbe molestato una ragazza di 13 anni di età sfruttando la rete wifi del suo vicino. La polizia lo avrebbe rintracciato attraverso la connessione, si è accanita nel dirimpettaio del molestatore, ossia del vicino di casa. Per fortuna le forze dell'ordine sono accorte dell'errore, quindi hanno scovato il vero e proprio artefice di questa devastante molestia. Cacciava minorenni da poter andare a molestare, questa è l'accusa molto pesante che viene, diciamo così, posta nei confronti di costui, incastrato da una vittima, agente sotto copertura. Va bene? L'agente avrebbe finto di essere una tredicenne di nome Lia. Richard, quindi, ignaro di tutto, ha scritto cose molto sottilicite. Si è fatto mandare anche roba a luci rosse e alla fine però è stato incastrato. È arrivato quindi l'arresto e la condanna a 3 anni e fischi di carcere. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Iscrivetevi, seguite e commentate. Ciao a tutti, una buona serata.